Siamo arrivati a Borghetto sul Mincio, una frazione di Valeggio. Valeggio l'abbiamo già conosciuta un paio d'anni fa perché siamo venuti a visitare il Parco Sigurtà. Oggi siamo qui a Borghetto, che è nell'elenco dei borghi più belli d'Italia. Andiamo a scoprire perché. Sembra proprio uscito da una fiaba, è una bomboniera con i suoi fiori, i suoi profumi, le sue piante, i suoi mulini ad acqua, tutto da scoprire. Degli edifici caratteristici con i mulini ad acqua, le cui ruote sono state rimesse in funzione. Nel 1954, nelle vicinanze del ponte di legno sul Mincio, sono state girate alcune scene del film Senso di Luchino Visconti. Non si può lasciare Borghetto e il caffè Visconti senza aver assaggiato i suoi buonissimi tortellini e un bel bicchiere di custozza. Capito Marco, il titolare del caffè Visconti, grazie, sei stato veramente gentile. Oggi io ho assaggiato un piatto tipico di Valeggio, giusto? Sì, i tortellini di Valeggio sono classici tortellini piccolini, ripieni di carne. Proviamo la degustazione, dove nello stesso piatto, come hai potuto vedere, c'è quello nero, quello giallo, quello rosso, quello verde. Sfoglia sottilissima. Sì, è una sfoglia sottilissima, fatta in maniera particolare, ognuno ha la sua ricetta, ha le sue regole d'oro, e comunque sì, il tortello classico di Valeggio, il tortellino, il nodo d'amore. Poi abbiamo bevuto il custozza, ci sono altri vini tipici del luogo? Ma qui nella zona DOC, limitrofa a Borghetto, c'è la zona del custozza, abbiamo la zona della Valpolicella, un po' più distanti, però sono sempre zone limitrofe. C'è la zona del Soave, c'è il Bardolino,
poi andiamo nella zona del Lambrusco, quindi scendiamo verso il Mantovano. Se ci spostiamo verso un po' più il lago di Garda, andiamo a toccare i confini con la DOC del Lugana. Qualche curiosità di questo piccolo borghetto? La bellezza del posto è quella, non è stato trasformato niente, le case sono quelle, sono anche qualche caseggiato è stato restaurato, però voglio dire sì, è un posto molto bello. È rimasta intatta la magia? Ma sì, è un posto strategico dove... Strategico perché c'è un bacino d'utenza dove comunque tocca quasi 3-4 province, sì. Il Bresciano, il Mantovano, sì. Il Veronese, siamo a 10 minuti dal Lago di Garda, c'è un target di gente che fortunatamente negli ultimi anni è andato sempre di più incrementandosi, abbiamo quasi 70-80% di clienti stranieri. Sì. Quindi diciamolo, se venite a Borghetto dovete passare assolutamente al Caffè Visconti. Vi aspetto al Caffè Visconti, sì, grazie. Grazie mille.